Eccoci, buonasera, benvenuti. Casa Tempesta, ore 18:43. Ci fosse un giorno, uno, in cui faccio la live sempre allo stesso orario? Mai, mai. Imprevedibile, l'imprevedibilità è creatività, ricordatelo. Allora, se state vedendo questo video in diretta, scrivete in diretta da e mettete il nome della città da cui mi state seguendo. Se la state vedendo in registrata, scrivete replay da. Ogni volta che dico replay, mi viene in mente la penna, quella cancellabile, ogni volta. Buonasera, Alfredo. Questa casa aspetta te. Pamela, buonasera. Giulia, carissima, buonasera. Pamela, buonasera. Live from Apulia, l'amico Alfredo. Questa sera parliamo. Stravolgiamo quello che avevo detto anche di pomeriggio, parliamo di network marketing. Direct, live from Pordenone, la nostra Pamela. Parliamo di network marketing, parliamo della domanda delle domande. La domanda delle domande è: ma è meglio motivare il tuo team o è meglio mettersi alla ricerca di persone motivate? Chi fa network marketing? Chi di voi fa network marketing? Scrivete, abbiate il coraggio, fate outing, sono un networker, scrivetelo, o sono una networker. Guardate che si può dire, non, ormai siamo nel 2020, si può dire di tutto, persino che fate i networker. Ciao Ioanna, Valeria da Brescia, Ilenia, Valeria, scrivetelo, io sono un networker o io sono una networker. Non abbiate paura, lo so che c'avete il parente lì vicino che potrebbe leggere che fate i networker e vi dicono che siete caduti nella setta satanica. Abbiate il coraggio di scrivere: io sono un networker. E se sei un networker, avrai prima o poi questo dubbio biblico. Il tuo dubbio, la tua domanda sarà: ma perché non riesco? Perché non riesco a motivare il mio team? Ho una persona, due persone, 10, 1000, 5000 morti. Quante volte pensate di avere un team di persone che non sono come voi? Come vi sentite quando il team non sta al vostro passo e voi dite: ma porca miseria, ma fosse, vorrei trovare un'altra persona come me. Me ne basterebbe una. Basterebbe una persona come me, dite voi. Come vorrei 10 persone come me. L'ho pensato o no? Io sono una networker, dice Valeria. Hai avuto il coraggio di dirlo, Valè? Cosa penseranno adesso le persone che sei una networker? Mamma mia, è come fare outing, è come dire. Un tempo dire sono omosessuale suscitava adesso, concetto finalmente sdoganato, ma dire sono un networker suscita terrore. Sono una networker anche Pamela. Scrivetelo, scrivetelo, non abbiate paura. E se sei un networker, il dubbio atroce è: meglio motivare il tuo team o cercare persone motivate? Allora, non c'è una risposta per quanto riguarda me. Secondo me è, almeno per quello che accade nella nostra esperienza nel Team Tempesta, quello che con Alessia tutti i giorni facciamo, a noi piace tanto motivare e far ripartire magari una persona del team quanto cercare e introdurre nel team energie fresche di persone self-motivated, persone già automotivate. Ileni, anche tu sei una networker. Mi spiace, mi dispiace. Che triste destino che hai. Perché molte persone non riescono a motivare il proprio team? Lo sapete che la risposta è banale. La colpa, è ovvio, non è delle persone che non sono motivate. E la colpa non è neanche tua, perché spesso ti dicono, networker felice, spesso ti dicono, se sei un leader devi dare l'esempio. E tu pensi che lavorando più degli altri, gli altri si possano ispirare a te e quindi trovare la motivazione. Non è così che funziona esattamente. Sai perché? Perché tu potrai impiegare tutte le tue energie, potrai impiegare
Iscrivere le persone ai corsi motivazionali più violenti e potenti della terra. Potrai trovare le parole giuste, potrai diventare un filosofo, un esperto di aforismi e provare a motivare il tuo team, che magari risulteranno pure tutti entusiasti quando gli dirai le frasine a effetto, ma quella motivazione non attecchirà. Sai perché? Perché non puoi motivare nessuno se non hai e non dai conoscenza. Se tu non gli dai alle persone quel minimo di conoscenza, quel minimo Alfredo, ergo sum, se non dai alle persone quel minimo di consapevolezza di quello che fanno e che devono andare a fare, le tue belle parole filosofiche, gli aforismi e la carica emozionale che gli darai finirà nel cesso. Quindi risposta: perché non riesco a motivare il mio team? Oppure perché non riesco a motivare i miei lavoratori, i miei dipendenti? Semplice. Perché loro non studiano, perché loro non si applicano, perché loro non si documentano. Perché? Perché tu per primo non sei documentato, perché tu per primo non ti sei fatto il posteriore su una sedia per documentarti. Attenzione, nel network marketing non serve essere mega esperti, mega scienziati di, però un elemento, un minimo di conoscenza ci deve essere, perché quando tu hai gettato il seme della conoscenza, quando le persone sanno cosa devono fare, dove devono andare e che cosa avranno, allora potrai motivarli. E allora cosa succede? Succede che il tuo team non è motivato. Tu lo definisci un team di persone morte, questa negatività passa anche a te, allora ti metti alla ricerca di nuove energie, allora fai delle sponsorizzate, fai dei post per prendere persone nuove che entrino nel tuo team e dici: perché io con i nuovi mi sento vivo, grazie. I nuovi si sentono, hanno una forma di entusiasmo che poi, se tu non gli darai la giusta conoscenza e la giusta tensione emotiva, sfumerà anche quella. Perché non riesco a motivare il team? Lo hai capito? Perché prima devi sapere ciò che fai, devi sapere cosa fare, non tutto, quel minimo indispensabile. Se non c'è la consapevolezza, non c'è la conoscenza, se le persone non hanno un minimo di conoscenza, non le potrai motivare mai. Sapete cosa facciamo noi? Periodicamente, non so se una volta al giorno, saltuariamente, facciamo delle live, delle Zoom, facciamo degli interventi sui social in cui parliamo un po' di cose tecniche e un po' si parla del prodotto e un po' si parla del piano compensi e un po' si parla di vision, di quello che puoi avere e dove stai andando. Quando c'è quella struttura, lì su quello scheletro puoi costruire un castello motivazionale, puoi costruire un castello emozionale. Sai perché il tuo team non è motivato e tu non ci riesci? Perché quando fai le tue Zoom e cerchi di motivarli con le frasi a effetto, con le storie e la strappalacrime, quella emozione passa. E tu hai la sensazione che le persone, essendosi magari emozionate, avendo detto alle persone: no, adesso anch'io, basta, questa emozione mi fa dire basta, tu pensi che quella persona poi parta, tu pensi che quella persona sia pronta a conquistare il mondo, ma non accadrà, perché il network non è un lavoro da appoggiare sulle emozioni. Non possiamo permetterci di vivere questa professione in maniera emozionale, che quando sei felice fai tante azioni che vanno a buon fine. Il giorno in cui sei scazzato non fai azioni. E siccome la vita, grazie al cielo, è fatta di questa salita e discesa di emozioni, non puoi legare il tuo successo in un'attività professionale se lo leghi all'andamento emozionale della tua giornata. Facci caso,
Quelle persone che entrano desiderose di spaccare tutto e che dicono no, no, sono in palla, sono fiero, sono pieno di emozioni. Quelle, te lo dico matematicamente perché ne ho viste centinaia, sono le prime a mollare, sono le prime che andranno in, tra virgolette, depressione. Perché questo non è un lavoro in cui c'è bisogno di picchi di entusiasmo o di picchi di tristezza. Ecco perché il tuo team, tu non riesci a motivarlo, perché tu pensi che basti emozionare le persone per dargli la grinta, la carica e la benzina necessaria per essere dei professionisti del network. Dove cazzo devi andare? Solo con le emozioni e con la... Non vai da nessuna parte. Dai alle persone quel minimo, minimo, non tanto, eh? Less is more. Meno va bene, meno è già tanto. Dagli quel poco di conoscenza, e allora sì che la tua spinta motivazionale avrà un senso. Provate a pensarla questa cosa, provate anche a... Non c'è bisogno di essere dei cattivissimi networker. Pensate quando date, provate a motivare un figlio a fare qualcosa. Quando tu motivi un figlio, gli dici: amore, devi mettere a posto la tua stanza, perché se metti a posto la tua stanza aiuterai tutta la famiglia e se metterai a posto la stanza avrai anche il regalo. Dai, coraggio, dai, amore di papà, dai, sistema la stanza. Quel bambino comincerà a sistemarla un giorno, neanche al secondo giorno arriva. Sai perché? Perché tu hai pensato solo di dirgli cosa fare attraverso un'emozione. No, tu gli devi mostrare che lui, se lo fa nella maniera corretta, se lo fa organizzandosi, se lo fa con gli strumenti giusti, ci mette 3 minuti a sistemarsi la stanzetta. E se lui capisce come fare e quanto poco ci mette con gli strumenti giusti, è chiaro che gli potrai dare una spinta motivazionale. Ma se tu dici, dai su, devi sistemare la stanza perché anche tu devi partecipare alla logistica della famiglia, ma tu pensi che basti questo? Questo è l'errore che fanno i professori a scuola. Dovete studiare di più perché avete l'esame. Dovete studiare di più perché non andrete da nessuna parte se non studierete Napoleone Bonaparte. E questa sarebbe, secondo voi, una motivazione in grado di attecchire sui ragazzi? Non funziona. Perché ai ragazzi gli devi dare una struttura di conoscenza e gli devi dire: quando uscirai dalla scuola, non troverai nessuno ad aspettarti. Non troverai un datore di lavoro che ti accoglie a braccia aperte. Per cui preparati a questo e oltre a studiare Napoleone Bonaparte, magari, passa del tempo sul tablet o sul computer, impara come si fanno magari le videoconferenze, perché chi lo sa potrà servirti. Avete visto cosa è accaduto? Chi ne sapeva di più? I nostri figli o i professori dei nostri figli? Quindi se tu gli dai la conoscenza, gli potrai anche dire cosa fare e come farlo alle persone. Questo accade sempre anche all'interno dei nostri fantastici team. Poi c'è anche il caso che tu dai conoscenza alla persona. La persona sembra che abbia acquisito quel minimo di conoscenza, sembra che sia entusiasta e poi non parte. Sapete perché accade? Accade perché la persona ha fatto finta di acquisire quella conoscenza. C'è gente che quando fai formazione ti guarda, sì, sai, con la penna in mano, prendono valanghe di appunti e non stanno imparando nulla, non stanno mettendo a fuoco nulla, non si stanno documentando, perché non si tratta solo di sentire chi ti dice qualcosa, si tratta di sviluppare un'autonomia della conoscenza, perché se non hai un'autonomia della conoscenza non vai da nessuna parte, soprattutto potranno motivarti e non non riuscirai a recepire mai la spinta motivazionale che ti daranno. Quindi ecco perché i nostri team a volte non vanno, perché non gli diamo la conoscenza su cui svilupparsi. E anche se gliela diamo e non vanno, pazienza, nel network marketing solo il 2% ce la fa. Quindi
soltanto il 2% sarà un networker felice, gli altri saranno networker soddisfatti, ma vuoi essere un networker felice? Sì o no? Lo so che non dite neanche sono un networker, come abbiamo detto all'inizio di questa diretta, perché sembra una bestemmia. Cosa fai tu? No, lavoro online. Dillo! Sono un networker. Così come lo direbbe se tu fermi un ragazzo e gli dici: tu che cosa fai? No, mi occupo di componenti meccaniche. Di che fai il meccanico? Tu cosa fai? No, io distribuisco prodotti di lievitazione. Ma di che fai il fornaio? Quindi quando vi chiedono cosa fai, non dire: io lavoro online con una multinazionale americana che si occupa di... Beh, sì, io sono un networker. Fra 3, 4, 5 anni lo avremo sulle nostre carte d'identità. E tu che ora hai paura di dire sono un networker, fra 4, 5 anni dirai: e io che lo ero da tempo, e ti diranno: peggio per te che non l'hai detto. Quindi non abbiate paura a fare outing, dite che fate network marketing e dite pure che vi fate un culo quanto una casa, perché fate grande fatica a non cedere le emozioni, perché più sarai emozionale in questo lavoro, più non funzionerà. Più sarai concentrato su ciò che vuoi e a non credere ai grandi entusiasmi, così come non credere ai grandi insuccessi. Se rimani costante, velocità di crociera, se ti documenterai, se sarai voglioso di, se ti fiderai e ti affiderai, avrai successo matematico. Grazie a voi, buona serata, quasi buon weekend a tutti. Ciao.